Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con questa nuova puntata del podcast settimanale che racchiude le notizie più importanti pubblicate su techdifferent.it, ma anche sul nostro canale YouTube. Partiamo subito con Apple, che ha tenuto l'evento lunedì 21 marzo, ha presentato due dispositivi, iPhone SE, che non è altro l'evoluzione dell'iPhone 5S, infatti esteticamente e anche di dimensioni è identico, ha un display da 4 pollici, Retina ovviamente, però sotto il cofano ha un chip ecoprocessore di movimento molto evoluto, l'ultimo diciamo, perché è quello che è montato sugli iPhone 6S. Ha una fotocamera posteriore da 12 megapixel che può registrare filmati in 4K e una memoria RAM da 2 GB. Prezzo in America $399, l'equivalente di 353 euro circa, in Italia 509 euro per il modello base da 16 GB. Poi ha presentato anche iPad Pro da 9,7 pollici o mini, come lo si voglia chiamare, che ha le stesse caratteristiche del fratello maggiore, ovvero 4 casse audio, il supporto ad Apple Pencil, il supporto anche a Apple Keyboard e ovviamente ha delle caratteristiche hardware identiche ad iPad Pro. E appunto, a quanto abbiamo potuto capire, è una specie di evoluzione dell'iPad Air 2, un potenziamento possiamo dire. E poi, per quanto riguarda i prezzi, partiamo da $599, ovvero 560 euro circa per l'America, e in Italia invece 689 euro per il modello base. E appunto per questa differenza di prezzi abbiamo fatto anche un editoriale, in quanto Apple ha aumentato i prezzi a dismisura qui in Italia e appunto vi invito a leggere questo editoriale e magari di esporre anche un vostro pensiero, cosa ne pensate al riguardo. Abbiamo fatto anche un altro editoriale che riguarda l'iPhone SE e Steve Jobs, che vi invito ovviamente a leggere. Poi come sapete abbiamo sotto torchio, come si suol dire, molti dispositivi. Trovate sul nostro canale YouTube tutti gli unboxing dei dispositivi che ci sono arrivati questa settimana. Tra questi LG V10, di cui abbiamo fatto un focus sul secondo display. Ovviamente vi invito a leggere questo focus, davvero interessante. Abbiamo fatto anche un video dimostrativo per far vedere le caratteristiche di questo secondo display. Poi abbiamo fatto anche una guida per i possessori di Xiaomi, ovvero su come installare le Google Apps, guida passo passo che potete seguire appunto tramite il nostro articolo. Poi per concludere abbiamo anche appreso la notizia del rilascio ufficiale per chi ha acquistato il Season Pass di Star Wars Battlefront per l'espansione Orlo Esterno, un'espansione che contiene molte interessanti novità, e appunto vi rimando al nostro articolo dedicato dove troverete tutte le informazioni riguardo, sia per quanto riguarda i nuovi eroi che sono stati introdotti, nuova modalità di gioco e anche le mappe e quant'altro, quindi vi invito a dargli un'occhiata. Ovviamente, oltre a queste news, che secondo noi sono le più interessanti, però non meno interessanti, logicamente, ci sono anche le altre news che abbiamo pubblicato. Quindi vi invito ancora a visitare il nostro sito. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro ancora a tutti una buona Pasqua e buona Pasquetta. Grazie ancora, un saluto. Ciao!